Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il Benevento, pubblica e privata, e questo ha consentito di accedere a tanti investimenti che, come dire, avendo le competenze, certo. Ora è ovvio che io voglio dire anche alla Corte dei Conti e agli altri, noi non è che non vogliamo il controllo, ma perché non si può discutere anche prima per vedere? Se dobbiamo fare il controllo prima e dopo, e insomma, io non ho nessuno che firma, eppure io ho una gran paura. Perché chiaro, oggi abbiamo più la paura della Corte dei Conti che ti insegue, ti persegue, eccetera. Insomma, di cose sono incredibili. Allora, l'altro giorno ha citato il professor Cassese di una dirigente del Ministero dell'Economia che ha avuto sanzionato la Corte dei Conti 1.200.000.000, poveretta. Allora vorrei dire, queste cose vorrei scansarle anche per quanto mi riguarda. Allora, se invece è una leale collaborazione, essendo la Corte dei Conti un organo costituzionale, ma perché non si deve collaborare anche prima anziché dopo? Perché dopodiché uno scribo che fa ritardare non soltanto il mio comune, che uno si possa divertire contro Mastella, che è il sindaco un po' particolare, eccetera, di Benevento, e quindi come tale tendo di creargli difficoltà, ma queste sono difficoltà inusitali al paese Italia. Io vorrei che registrasse un'intesa, facciamo incontri tra regione, comuni, partecipazione alla Corte dei Conti, per vedere preliminarmente che cosa fare, non dopo, perché dopo rischiamo di perdere i fondi, non riusciamo a fare la rendicontazione. Chiaro, ma Mastella, la devo interrompere, sono in ritardissimo.